Ecco, Sua Eccellenza, cosa si può dire in questo Natale così particolare? Sì, la fede è più grande della pandemia e vorrei dire coraggio a tutta la mia gente. Direi che non è possibile fare incontrarci, è però possibile sentirci, è possibile collegarci, è possibile creare un rapporto tra le persone in modo che Natale recuperi il senso della nostra tradizione cristiana. Questi gli auguri alla città e a tutta la provincia di Arezzo da parte dell'arcivescovo della diocesi di Arezzo Cortona e San Sepolcro, Riccardo Fontana. Le celebrazioni quest'anno, come del resto in tutta Italia, avranno ovviamente delle importanti restrizioni. Le sante messe si svolgeranno il giorno della vigilia alle 18 in cattedrale, la messa della notte sarà celebrata alle 20:30 e la messa invece del giorno di Natale alle 10:30 sempre in cattedrale. Il giorno di Natale ci sarà anche una santa messa dalla cappella dell'ospedale San Donato alle 16. Devo dire grazie al direttore generale della nostra ASL, ASL numero 8, che ha accolto subito la proposta che abbiamo fatto di andare il pomeriggio di Natale alle 4 da andare a dir messa nella cappella grande dell'ospedale, che il grande serve poco perché il collegamento sarà con tutte le stanze dell'ospedale tramite la televisione che già esiste. Voglio anche ringraziare i tecnici e i responsabili che hanno permesso questo collegamento gratuito in tutti i luoghi dell'ospedale, e volendo anche gli aretini si possano collegare perché sarà su Tele San Domenico che ci fa da ponte, come è naturale che sia. A mezzanotte del 24, che cosa ha chiesto che possa accadere? Ho chiesto che si alzino tutte le campane della diocesi. Credo che anche altri in Toscana fanno lo stesso. Noi siamo partiti con questa idea e mi pare buona. Poi ognuno faccia quel che crede, ma credo che un momento di preghiera a mezzanotte sarebbe una bella cosa. Il Gloria, quanti vanno a messa la domenica, Gloria osanna a mente, che possano dirlo dove sono, a casa. Quindi buon Natale a tutti, che sia un momento proprio di gioia e di festa, anche se le cose esterne saranno misurate, limitate. Pensiamo ai più poveri. Sapete, a questo punto, dopo tutte le difficoltà, le poche risorse che la gente normale aveva in banca stanno finendo. Dopodiché bisogna che troviamo il verso di fare solidarietà, che è il nome civile della carità cristiana.